Lo sapete qual è la differenza tra un narcisista che ti calpesta l'anima rispetto a una persona che ti ama, che invece l'anima te la carezza? Video fastidioso, ma spero che vi porti a fare un click. Benvenuti a tutti, io sono Alessandra, personal coach e formatore motivazionale. Benvenuti su questo canale che è super giovane e in 9 mesi mi ha dato un sacco di soddisfazioni. Ti invito ad iscriverti, trovi tanto materiale interessante sulla forza interiore, l'amor proprio, argomenti di psicologia, relazioni umane, uomo, donna. Visita il mio sito, ci sono tutte le informazioni su di me, amoreimperfetto.com. Oggi voglio parlarti della differenza tra una persona che veramente ti ama e una persona come un narcisista o una narcisista o semplicemente una persona che magari non ha un disturbo diagnosticato in questo senso, ma ha una riorganizzazione di personalità molto accentuata su questi dettagli. Allora, sono persone ego riferite, ego sintoniche, che spesso hanno l'esigenza di calpestare gli altri per sentirsi meglio, perché a loro volta hanno una ferita che non vogliono vedere e tutto quello che già probabilmente sapete. Ma in tutti i miei contenuti io voglio dare uno strumento a te, non voglio spiegarti perché, se non troppo, perché un altro si comporta così, perché sapere perché una persona si comporta in un certo modo è utile, ma fino a un certo punto. Dopo un po' dobbiamo lavorare su quello che è all'interno di noi e che permette a queste persone di avere terreno fertile all'interno della nostra anima. Questo non dovrebbe succedere. Andiamo a vedere come il narcisista o la narcisista ti calpestano l'anima. Prima di tutto ti vorrei ricordare che una persona che davvero ti ama ti custodisce, mentre invece uno dei loro sport preferiti è l'umiliazione, la critica. Può essere fatta in privato, così può dirti cose che è meglio che gli altri non sentano. Poi c'è anche la versione in pubblico, così oltre il danno la beffa, non solo sarai umiliata dalle sue parole, ma ci sarà una tremenda cassa di risonanza, perché c'è anche un pubblico che ascolta e che osserva. Il secondo modo di calpestarti l'anima è quello di confonderti. Una persona che ti ama non ti confonde. L'amore è continuità, l'amore è un porto sicuro, è una persona della quale ti puoi fidare e ovviamente viceversa. Mentre invece il narcisista o la narcisista giocano sempre con l'ambivalenza. Un giorno sei la donna o l'uomo della sua vita e sei speciale e importante. Il giorno dopo sei la persona peggiore dell'universo e dovresti pure vergognarti. Ragazzi, io vi invito ad uscire un attimo da questa scenetta, a dissociarvi da questa bruttura che state vivendo e a guardarla realmente per quello che è. Una persona che vi ama non si comporta così. Il terzo modo di calpestarti l'anima, ed è probabilmente quello più grave, è quello di continuare a volerti tenere attaccata a lui, attaccata a lei. Anche questa è una grossa forma di crudeltà, perché pensate che paradossalmente quando qualcosa purtroppo non va come il destino vorrebbe, una persona che ti ama, se non può darti quello di cui tu hai bisogno, spesso e volentieri fa una scelta dolorosissima, che è quella di lasciarti andare per vivere la tua vita, perché magari non ci sono i presupposti per condividerla. Invece i narcisisti che cosa fanno? Messaggio dopo un mese, messaggio dopo 15 giorni, messaggi dopo anni di sparizione, per confondervi, e voi credete che quello sia interesse. Quello non è assolutamente interesse, è una modalità di controllo ricca di cattiveria, perché ricordatevi che la libertà di essere felici è il vostro primo diritto. Per entrare in contatto con me visita il sito amoreimperfetto.com. Vi aspetto a Modena il 1° luglio 2003 per il seminario dal vivo Liberati dal corpo di dolore. Tutte le info sul sito. Amatevi dal profondo, alla prossima!